Volete sapere chi lavora con noi? Quelli che hanno talento, audacia, coraggio, anche di sbagliare. Quelli che sanno fare squadra, che sanno giocare e divertirsi, ma che conoscono pure l'impegno e la tenacia. Quelli che si lasciano ispirare dalla musica, dall'arte, da uno sguardo. Quelli che non si arrendono, che amano, che non lasciano indietro gli ultimi, che studiano e imparano sempre qualcosa e riescono a vedere un mondo migliore, o forse solo diverso, fatto di lavoro e passione. Lavoro più, la nostra storia d'amore. Amici del futsal, ben ritrovati da Pietro Mazzara e Daniele Mennini. Questo è l'84 Ital Service Pesaro. Inizia il girone di ritorno, quello che ci introduce alla fase calda della stagione, quello dove si decidono i piazzamenti per la corsa allo scudetto, che è ancora sulle maglie della Fel di Eboli e che ci porterà poi anche alla Final Four di Coppa Italia, che si terrà in quel di Policoro. Questa è la palestra maggiore di Leini, super spot, e poi andiamo ad analizzare tutto quello che è il posticipo della prima giornata di ritorno della Serie A New Energy di futsal. Caro Daniele Mennini, incomincia il girone di ritorno. Quante cose sono cambiate dalla gara di andata, quel 5-1 con cui l'Ital Service Pesaro prese a cazzotti nell'84 dopo la Final Four della Supercoppa Italiana. Oggi si presentano come le due squadre, in maniera completamente diversa, visto il cammino. Sì, non stanno attraversando un buon periodo, vengono da un punto in tre partite, però hanno nuovo stimoli nuovi, ma stessi obiettivi. Questa oggi sarà una partita a scacchi, non mi attendo molti gol. Ripeto, l'unico punto nelle tre partite secondo me inciderà molto nello svolgimento della gara. Andiamo a vedere quelle che sono le scelte di Fausto Scarpitti e di Alfredo Paniccia. Partiamo da Ital Service Pesaro. Putano in porta, Toni Dandel, Belloni, Canal e Giulio De Oliveira. Questo è il quintetto. Non c'è Pires perché è infortunato, non c'è Murilo Schiocchet che è squalificato, non c'è anche Miguelin, autore di uno dei gol più belli finora di questa stagione all'andata. Guardiamo invece le scelte di Alfredo Paniccia, poi le commentiamo insieme. Tondi in porta, Rescia, Cuzzolino, Fortini e Pablo Vidal. Insomma, panchina per Tulli, non c'è Iosico che ha un piccolo risentimento al legamento del collaterale destro. Insomma, Dani, sono i quintetti più o meno che ci aspettavamo alla vigilia. Che cosa c'è da attendersi dall'L84 che ha perso l'imbattibilità casalinga settimana scorsa con le cose di Genzano, e di Ital Service Pesaro che invece ha un'allergia, solo 8 punti dei 22 conquistati fin qui in campionato, fuori dalle mura dell'ex Palanino Pizzi. È vero, però c'è da dire che l'Ital Service Pesaro ha fatto delle grandi partite in trasferta, mi viene in mente quella di Napoli, mi viene in mente quella di Genzano. Sicuramente sta mancando un po' è poco cinica sotto porta, crea tanto, capitalizza poco, e questo secondo me anche in trasferta, ma lo abbiamo visto anche con il pareggio interno con l'Acti Network, questa cosa sta un po' pesando nel cammino della formazione di Scarpitti. Sicuramente oggi le assenze sia da una parte che dall'altra hanno un peso, perché giocare senza Fosico è una cosa, giocare senza Murillo e Miguelin dall'altra, insomma, fanno la differenza le assenze. Però io credo che oggi ci sarà non so se una bella partita, perché quando vieni, ti ripeto, non in un periodo felice, magari qualche certezza ti viene meno, però che cosa ci sarà? Ci sarà voglia di vincere, perché la vittoria manca, e sicuramente vedremo una partita tanto agguerrita sportivamente parlando. Le scelte anche di Angelo Galante, designatore della CAN Elite per questa partita, arbitra il signor Alex Iannuzzi di Roma 1 con Antonio Di Mundo di Molfetta come secondo arbitro, il neo arbitro internazionale Simone Zanfino della sezione di Agropoli. Al crono invece c'è Daniele Biondo di Varese, inquadrato Fabio Tondi alla ricerca anche lui di una scalata, chissà, magari anche verso l'azzurro. Ci spera ovviamente il portiere dell'L84 in una eventuale chiamata di Max Bellarte. È tutto pronto, L84 con la maglia giallo-blu ispirata ai colori del comune di Torino, in consueta tenuta bianco-rossa con pantaloncini e calzettoni bianchi invece di Ital Service Pesaro, che Dani
presenta anche oggi il gioiellino Mohad, che ha già fatto vedere grandi cose contro il Napoli, ma che invece ha ceduto uno dei protagonisti della gara dell'andata, ovvero Matheus Denier, che è stato trasferito al Ribera Navarra. In tribuna invece Juanfran, che ha fatto soltanto 3 allenamenti dopo il trasferimento contro la Fortitudo Pomezia. Fischia intanto Alex Iannuzzi ed è partita. È l'84, Pesaro, Fortini, Cuzzolino, subito a condurre il 17, torna da Maxi Rescia. Cuzzolino in verticale per Vidal, che torna a impostare con il suo 17. Giuliano Fortini, che sembra aver smaltito finalmente i vari problemi che lo hanno attanagliato in questa prima fase di stagione con la maglia dell'84. Cuzzolino proprio da Giuliano Fortini, uno contro uno con Belloni, cerca di andare dall'altra parte, sinistra da parte di Vidal, arriva Putano a controllare il pallone. Abbiamo visto come l'Ital Service aspetta nella propria metà campo, quindi non pressione alta. Belloni prova a sgasare, numero 10, grande crocchettigna da parte di Belloni, che mette il pallone dentro con il destro, la parata di Tondi, ancora poi il tentativo di Ital Service Pesaro, prima colossale occasione per la formazione di Scarpitti, si è fatto trovare subito pronto Fabio Tondi. E beh, grandissima giocata di Marco Belloni sulla banda destra, che per un mancino è piede opposto, saltati i due, creato superiorità numerica, dato una grande palla all'indietro, ma Fabio Tondi l'ha letta e è andato a chiudere spazio su Felipe Toninandelli. Belloni che sembra essere in ritmo, prova ad andarsene ancora il 10, altra palla picchiata dentro l'arco dell'area di rigore, Tondi a mettere subito in azione Cuzzolino, ordine con Rescia, Fortini, ancora Maxi Rescia, torna da uno dei due ex in campo della gara, verticale di Cuzzolino su Vidal, che invita Cuzzolino ad andare a sinistro, si fa trovare a questa volta pronto invece Putano, bella sfida anche tra i due portieri. Dan. Ma ci sono tante belle sfide, Vidal, Toninandella è una di queste, Cuzzolino e Maxi Rescia, Giulio De Oliveira è l'altra. Cuzzolino col destro, non è il piede nobile, palla che decolla oltre i pali della porta di Putano, ci ha provato Leandro Cuzzolino, dire che non abbia qualità nei piedi è una bestemmia assoluta, però insomma il destro, il piede è quello meno nobile, dai. Meno male che non hai detto debole, altrimenti un fulmine avrebbe potuto colpire. No. Giulio De Oliveira ad apparecchiare per Mauro Canal, uno contro uno, però converge destro, Tondi in spaccata a dire di no, altro squillo da parte di Ital Service Pesaro con Mauro Canal che era in dubbio alla vigilia, poi invece l'ok nel corso del riscaldamento per uno dei veterani di Ital Service Pesaro. Toni Dandel sul punto di battuta prova a imbucare proprio verso Belloni, che cercava di coordinarsi col mancino, altro giro dalla laterale per il Pesaro. Toni Dandel da Giulio Oliveira che cerca di girarsi, possesso per Fabio Tondi, quarto tiro in porta dell'Ital Service Pesaro in neanche 2 minuti di gioco, non contento mister Panici. Cuzzolino, Fortini ancora per Leandro Cuzzolino, avanza il campione del mondo con l'Argentina, si riappoggia a un altro campione di quella rappresentativa con ovvero Maxi Rescia. Fortini, palla sotto la suola, vuole cambiare lato, torna da Cuzzolino che cerca spazio per il suo sinistro, ritorna da Fortini che prova a sgasare, arriva Putano, passa il pallone, non trova la porta, possesso per l'Ital Service Pesaro, reazione dell'84. Stanno giocando con un'ala pivot perché Pablo Vidal si mette sul lato destro, sul lato sinistro Fortini va a giocare in ala pivot con Maxi Rescia e poi dall'altra parte vanno a creare un uno contro uno, come è stato in questo caso per Giulio Fortini. Altro Giulio, questo per De Oliveira che riallarga la giocata su Mauro Canal, conduce l'11 internamente, blocco di Oliveira che riceve nuovamente il pallone, pisa il pallone all'indietro in fase di controllo, non ha un'opzione di passaggio, arriva adesso però il sinistro cercato da Toni Dandel che va a pressare anche Tondi, anzi Belloni, con Toni Dandel che adesso controlla che il pallone arrivi dolce verso Putano, rilancio lunghissimo per Giulio De Oliveira che la mette giù, accarezza il pallone con la suola, ancora il 18 che la lascia lì, ancora il destro, Tondi si fa trovare pronto. Grande palla qui di Putano, poi può anche essere un po' sballata, ma tanto Giulio Oliveira mette giù tutto, ha aspettato la sovrapposizione di Vava, destro troppo centrale. Vidal qui regala il pallone a Canal, prova a attivare la transizione, ancora l'Ital Service Pesaro con il destro cercato
da capitan Felipe Toni Dandel con deviazione angolo. Sta mancando intensità in fase difensiva nella propria metà campo all'84, sono un po' troppo distanti dal pallone, devono difendere con un po' più di aggressività, e è proprio questo che sta dicendo mister Paniccia, di accorciare un po' le linee. Canal prova ad andare col sinistro, va a sbattere contro Leandro Buzzolino, si torna all'indietro da Putano che scherma l'azione, poi va direttamente da Fabio Tondi che controlla il pallone e rimette in gioco l'84, già pronto sulle mantuli anche Mateus, si stava scaldando, quindi c'è più di qualcosa che forse non sta convincendo Paniccia nell'approccio dei suoi giocatori. Cuzzolino, Fortini aveva scaricato il pallone su Resce, invece Cuzzolino che torna a lui a impostare, proprio qui Giuliano Fortini si riappoggia a Cuzzolino, passaggi corti a cercare Vidal, preso in uno contro uno da Toni Dandel, cerca di danzare il Coneco che viene costretto a tornare su terre difensive, la palla di esterno per Cuzzolino, pressato in due, riesce a farla passare da Maxi Resce che decide di breccare verso Fortini, ancora Resce, si combatte e si riparte con Giulio De Oliveira che salta Leandro Cuzzolino, arriva il primo fallo, vediamo la decisione da parte di Mundo con il giallo per Leandro Cuzzolino, primo intervento da sanzionare sul tabellone e anche il primo fallo della partita, giusto il giallo per Leandro Cuzzolino. Sacrosanto come sacrosanto è il movimento da pivot, qua vediamo l'ultima parte di Giulio De Oliveira, perché lui ha ricevuto questa palla spalle porta, conosce Cuzzolino, ha fatto palla c'è, palla non c'è, è andato sul piede sinistro, Cuzzo si è visto saltato, l'ha dovuto stendere, infatti non ha detto nulla, è andato poranzi a parlare con Giulio che avrebbe voluto un cartellino di un colore diverso, ma stiamo sempre parlando dai 12-13 metri. Non si tratta di Doxo in questo caso, sicuramente un fallo comunque passibile di cartellino giallo, ovviamente come dicevi giustamente tu c'erano metri e comunque anche altri giocatori che stavano riempiendo l'area di competenza, spazio, cioè. E quindi va a declassare eventualmente quello che è stato il provvedimento disciplinare. Fischi da parte della palestra maggiore di Leini per Mauro Canal sul punto di battuta, lascia il pallone a Giulio De Oliveira che calcia direttamente alla sua porta, Tondi a mani aperte e in tuffo a mettere il pallone in fallo laterale. Si chiama con giro orario, tutti i movimenti dei giocatori sono spostati verso la destra, è uscito fuori Belloni ma neanche dai blocchi, ma Giulio ha visto lo spazio a calciare. Va, si riappoggia all'indietro direttamente da Putano, ricordiamo a 4 secondi per liberarsi il pallone, verticalizza alto Putano, cerca di controbreccare l'84, Fortini, Vidal, Cuzzolino in posizione di pivot, cerca di andare anzi nuovamente da Tuli, e tanto lui al posto di Pablo Vidal, volevano un'ultima deviazione quelli della L84, si rimette dentro Toni Dandel perché tiene l'uomo fisico davanti Paniccia, allora c'è extra lavoro per il capitano dell'Ital Service Pesaro. Dentro anche il professore Coco Wellington. Dicendo, è entrato sia il fosforo, ovvero Tuli, è entrato anche un po' di talento. Toni Dandel, pressato da Tuli, cerca di risistemarsi un po' più alto all'84, che regala però la rimessa laterale all'Ital Service Pesaro. Pallone scodellato per il taglio lungo di Vavà, non arriva sul punto di battuta, dentro anche Mateus e Gabriel Pazzetti. Invece esordisce in questa partita Mohab, che ha già fatto gol contro il Napoli, classe 2005, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Valdepeñas, convocato dalla nazionale marocchina che affronterà l'Italia. Il Marocco, la scuola marocchina ha la capacità di tirare fuori questo tipo di giocatori qua, devastanti in uno contro uno, leve lunghissime, qualità da vendere, deve migliorare sicuramente, ma perché ha 18 anni, assolutamente, ma per i 19 già deve migliorare di suo, deve lavorare molto Fausto Scarpetti sulla fase difensiva, mentre invece sulla fase offensiva è già questo ragazzo pronto per questi palcoscenici. Credo che lo sappia, ma si troverà bene a lavorarci Fausto Scarpetti con un profilo del genere. A proposito di scuola marocchina, da queste parti in Piemonte un paio di stagioni fa fece i buchi pesanti Sofian Sharrawy, che a dire con la maglia dell'LD Fossano all'epoca, uno che insomma portò, non ti dico da solo, quasi la squadra in A2, ma eravamo siamo lì là. Pazzetti, Coco Wellington, la giocata a muro con Tuli che è riuscito ad allargare verso Pazzetti, Mateus all'indietro, torna da Coco Wellington che fa correre Tuli, ha letto però
bene questa situazione Tony Dandel, tagliargli tutta la linea di corsa. Moab Bava prova a disorientare Matheus, alza il campanile che non tocca il tetto del palamaggiore di Leni, sarà comunque rimessa laterale in favore dell'84. Rotazioni rapide adesso anche in casa Ital Service, perché è ritornato in campo Belloni. Allora, quando manca il punto di riferimento, ovvero Giulio De Oliveira, si sente la mancanza, no? Sono due volte, infatti, ora la L84 ha alzato la pressione perché sa che manca quel punto di riferimento che, come dicevamo prima, mette giù qualsiasi cosa, rotonda e non. Coco Wellington salta Moab con una magia, accarezza il pallone, prova a sfondare, toccato, calcio di punizione netto, giusto, primo fallo anche in casa di Ital Service. Pesaro da posizione croccantissima, vogliono probabilmente anche un provvedimento disciplinare quelli dell'84. Rivediamo qui Dani, accarezzato il pallone Coco Wellington, l'ha fatto sparire Moab, lo ha toccato sul piede d'appoggio, giallo dal cono centrale e lì è interessante. E quello che stavo dicendo, l'errore di Moab non è nell'andare a fare fallo, è nell'arrivare tardi quando vai a marcare uno come Coco Wellington. Lì ti devi fermare un pochettino prima col passo, perché lui la palla te la fa sparire e neanche te ne accorgi, quindi devi lavorare sui tempi di gioco, anche di pressione di palla. Neanche stava fischiando il fallo che Cuzzolino già era entrato in campo per batterla. Cuzzolino mette il mirino sulla porta di Putano, va col sinistro Putano con deviazione, infatti e angolo. Protesta dalla panchina di Ital Service Pesaro. Ancora qualche situazione da rivedere. Battuli sul punto di battuta, si stava sganciando Cuzzolino. Arriva il fischio degli arbitri, altra rimessa in favore della L84. Torna in campo Moab, intanto inquadrato signor Antonio Di Mundo della sezione di Molfetta, arbitro 2 della gara. Prova a lavorare Tuli, senza fallo, riparte Moab, velocissimo, se ne va il marocchino, tocco solo per André Ferreira, gli chiude la linea di tiro Fabio Tondi, gli ha chiuso totalmente l'angolo di tiro, occasionissimo proprio per il Tasservi Spesaro. È stato molto bravo Moab, ovvero nella sua zona di comfort, campo aperto, è partito, l'ha data con i tempi giusti, quel tempo giusto per mettere a tu per tu Andrea davanti al portiere. Fabio Tondi ha lasciato un filo il primo palo e secondo me anche un po' volutamente Coco Wellington che ha cercato di calciare, chiuso poi il 18 dell'84 che porta a casa la rimessa laterale. Finisci pure. E quindi lì Fabio Tondi è andato anche, ha lasciato quello spiraglio sul primo per eventualmente andare a chiudere il 2 contro 0. Riparte ancora l'Ital Service Pesaro con Moab che calcia Tondi a murare la conclusione del marocchino. Arriva un fischio da parte degli arbitri, è un richiamo anche ai danni di Tuli, viene cumulato un fallo su Belloni che stava accompagnando Moab. Abbiamo rivisto qui la conclusione del classe 2005, quando parte è devastante e questo non deve lasciarglielo l'84, le ripartenze non possono andare tutti e quattro oltre la linea del pallone, devono sempre avere una copertura dietro, perché Ital Service Pesaro, nonostante non abbia né Michelin né Murillo, può far male. Pallone cioppata fuori con il destro alto da parte di Valdir de Lima Vava, campione d'Italia con la Feldieboli, è arrivato in estate nel mercato estivo. Tra l'altro Dani, anche sono due filosofie o comunque due scelte diverse, l'84 non è intervenuta sul mercato e non ci sono movimenti in entrata, Ital Service Pesaro invece ha cercato di cambiare un pochino le carte in tavola, ha preso Moab ma ha perso Dener che è andato al Navarra, un'uscita e da quello che si dice pare non sia finita qua il mercato in entrata dell'Ital Service, ma anche in uscita, quindi un po' di voci, insomma, gossip. C'è un po' di lavoro per Nicola Muzzi, quindi un po' di fuzza al mercato. E per raccontarvi quelle che sono le dinamiche delle squadre che vedete settimanalmente sui canali di Sky Sport, qui arriva un colpo di Moab, credo subito da Moab, credo il fallo sia stato di
Di Matteus che però ha avuto la peggio nell'uno contro uno. Fallo numero 3 infatti per l'L84. Rivediamo Dani. Scaricato qua, andato a fare blocco. Boom, sì. Arrivato tardi. Per proteggersi il viso, Moab ha colpito al viso Matteus, volontarissima, è stato molto fair play. Partenza di 4 ora, come abbiamo potuto vedere, dell'Ital Service. Ripeto, senza Giulio, l'Ital Service vuole affrontare la fase offensiva così. Si è messa a specchio l'L84, quindi si è messa a 2-2 con una prima linea un po' più stretta, e invece la seconda linea è un po' più larga. Oh, ovviamente il discorso che facevamo prima sulla squadra marocchina, su Sharrawy, senza dimenticare quelli che erano comunque i punti cardine di quella squadra allenata da Francesco Giuliano, che abbiamo commentato anche qui su Sky nel corso delle passate stagioni. Rikiki, Oanea, Radaelli, insomma, era una grande squadra che perse il campionato contro il Lecco, ma ebbe comunque quella possibilità poi di stravincere i playoff. Certo, comunque Sharrawy diede una grande cosa, ma la potenza fisica di Moab sta davvero facendo impressione oggi, almeno qui dal vivo. L'avevamo visto settimana scorsa a Napoli, tra l'altro Napoli che è stata fatale per Murilo Schiocchetta, con quel rosso diretto. L'Ital Service Pesaro ha perso il suo miglior marcatore finora in campionato, sono 13 gol quelli segnati da Murilo, e non sono pochi. No, ma al di là poi dei gol, le prestazioni di Murilo, che sono veramente quest'anno, non che gli altri non lo fossero, anche quando era la Came, lui è sempre stato un giocatore che ti crea tanto. Poi con il mancino è difficile anche da marcare, oltre ad essere un ragazzo poi meraviglioso che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Pazzetti, palla sotto la suola, c'è Cuzzolino all'indietro, giocata a due, Moab con Belloni che va a pressare forte, Tondi rimposta adesso il tema offensivo l'L84, torna da Vidal, palla sotto la suola del Coneco che cerca spazio per liberare il sinistro verso la porta di Putano, ancora il pallone che balla pericolosamente allontanato dalla difesa marchigiana, squillo da parte di Suleiman Tulli che ha cercato di trovare il punto di contatto giusto. Adesso forse ha aperto un po' la breccia l'L84 nella difesa dell'Ital Service Pesaro. Pazzetti per Cuzzolino, giocata a due con Tulli che riconquista ancora il pallone, cerca il doppio passo sulle Mantulli, voluto forse strafare in questo caso, Putano a rimettere subito in gioco il pallone, riparte la formazione di Scarpetti. Giulio Oliveira, palla c'è, palla non c'è su Pazzetti, avanza ancora Canal, Giulio Oliveira pressato forte da Pazzetti, cerca di girare adesso con Belloni l'Ital Service Pesaro. Canal da Giulio di Oliveira, c'è un fischio arbitrale. Sì, c'è un fischio contro Giulio di Oliveira, perché per prendere posizione ha commesso fallo su Cuzzolino, visto così. Alex Enzo. 10:51 sul cronometro, rivediamo Dani l'occasione di prima di Tulli, ha portato il blocco Coco Wellington. Sì, il tiro di per sé era un tiro dai 15 metri, quindi non era pericoloso, però ballava là davanti Matteus, che ha messo in difficoltà Putano. Fortini, palla sotto la suola, cerca di premiare la sovrapposizione di Cuzzolino, poi ci ha provato Vidal, si ritorna da Tondi che controlla il pallone, lo riallarga a destra, prova a breccare adesso Tony Dandel. Si libera del pallone quelli dal servizio speso per evitare guai, allontanato e messo in fallo laterale. Sta giocando molto in orizzontale l'84, tante sovrapposizioni, si va sempre la palla in centro e poi gli va sempre dietro al portatore di palla per andare a creare dubbi. Una difesa che in quella parte di campo difende prettamente individuale, quando magari invece alza un po' la prima linea può difendere anche con i cambi. Tanto Cuzzolino ha provato a attivare nel cono centrale la corsa di Fortini. Giulio di Oliveira, siamo già dall'altra parte, uno contro uno con Maxi Rescia, lo sfida, calcia addosso però al quadricipite destro di Maxi Rescia, la conclusione di Giulio di Oliveira. Penso che se Maxi Rescia fosse pagato a interventi su tiri, penso che sarebbe miliardario. Va sul punto di battuta, taglia Toni Dandel per liberare proprio Giulio di Oliveira, che calcia, conclusione forte controllata da Tondi. Dovranno essere un po' più rapidi a uscire, qua è vero che c'è stato un blocco su Vidal, però poi da lì anche uno come Giulio d'Oliveira ti può fare male, perché poi lì il portiere non la vede partire e quindi se la vede arrivare a 4-5 metri diventa anche difficile fare movimento. Cuzzolino
conduzione interna, poi riallarga su Maxi Rescia, ancora Cuzzolino, scambio con Maxi Rescia, Putano addosso a Giulio Di Oliveira che ha fatto la diagonale lunga per seguire il numero 5 dell'84, rimessa laterale in zona offensiva per la formazione allenata da Alfredo Paniccia, che lo scorso anno ha vinto la Coppa della Divisione proprio contro Fausto Scarpiti che allenava il Real San Giuseppe. Fausto Scarpiti che è l'ultimo allenatore ad aver vinto la Coppa Italia. Invece vintato Maxi Rescia, pallone che sibila vicino al palo con deviazione da parte di Putano, angolo per l'84. Bella questa giocata a tre col calcio da fuori, dove lì Putano è stato molto bravo perché c'era tanto traffico davanti a lui, vedi, l'ha vista alla fine, aveva sia Vava che Giulio davanti. Questa è una grande parata. Fortini raddoppiato, non riesce a portare a casa il possesso. Arriva adesso il timeout chiamato da Fausto Scarpiti quando mancano 9 e 26 al termine del primo tempo. Ci andiamo a sentire quello che avrà da dire l'allenatore dell'Ital Service. Se non c'è la pressione, noi stiamo facendo una difesa per cui non c'è grossa pressione, non dobbiamo aprire per andare 3 contro 3, dobbiamo coprire gli spazi per i tagli all'interno, ok? Quando, come sta dicendo lui, Vitallo sta portando fuori al campo per aprire il campo 3 contro 3, è il momento che dovete staccare. Dobbiamo staccare maggiormente, quindi in base a dove si trova la palla dobbiamo dare una copertura perché lui è tirato fuori. Quindi l'opposto da questa azione non è un problema. Intanto gira la palla, non abbiamo pressione, recuperiamo sul movimento della palla per fare qualcosa. Poi verrà a giocare in mezzo. Ma quello che mi interessa oltre a questo è comunque copriate, soprattutto su Cuzzolino, questi tagli diretti al pivot. Copriamoli e poi ci riapriamo. Continuiamo a difendere così, così. Dai. Eh sì, perché quello che fa Vidal, che come pivot è, diciamo, è un po' l'opposto di Giulio, no? Che dà un punto di riferimento per la propria squadra, ma dà anche un punto di riferimento per gli avversari. Mentre invece il Coneco proprio non dà punti di riferimento e quindi tende a uscire, soprattutto sul lato sinistro d'attacco dell'84, portando via Tony Nandel. E lui dice quello spazio che ovviamente Tony Nandel lascia deve essere coperto dal laterale opposto, che deve lasciare la palla essendo dal laterale opposto e deve andare a coprire quello spazio. Canal, conduzione del pallone affidata adesso a Tony Dandel, pressato proprio da Vidal, recupera il possesso dell'84 con Fortini che ha ceduto la sfera a Cuzzolino. Siamo dall'altra parte con Maxi Rescia, si ritorna da Leandro Cuzzolino che imbocca su Vidal accompagnato all'uscita da Mauro Canal, rimessa laterale in favore dell'Ital Service Pesaro. Papà. Subito la verticale di prima di Tony Dandel per Giulio Di Oliveira che pulisce l'ennesimo pallone della sua partita. Imposta ancora da dietro con Canal, il Service Pesaro si appoggia nuovamente a Putano che va al lancio lungo, non può controllarlo questa volta Giulio questo lancio del proprio portiere. È una situazione abbastanza sistematica adesso però questa del lancio lungo. Sta faticando un pochino l'Ital Service a uscire palla a terra per liberare lo spazio di tiro, invece cosa che aveva fatto bene nei primi 2-3 minuti. Perché l'84 i primi 2-3 minuti non stava pressando con questa intensità, anzi c'era tanta distanza dalla palla. Ora ha alzato l'intensità giusta e sta facendo fatica l'Ital Service a uscire. Due modi diversi di attaccare. L'Ital Service vuole sfruttare la fisicità di Giulio Di Oliveira e poi andare a creare anche dei blocchi per andare a creare uno contro uno. L'84 invece vuole andare a lavorare sulla sovrapposizione. Si mettono in linea e poi andare a tre sovrapposizioni e poi verticalizza come abbiamo visto subito per questo spazio che il Coneco va a attaccare perché è partito pivot, si è allargato alla propria sinistra e lo spazio lo andrà ad attaccare Maxi Rescia. Nuovo possesso per l'84, Fortini, Cuzzolino, giocata a due con Fortini che prova ad andare a calciare, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia biancorossa, quindi nuovo giro dalla laterale con Leandro Cuzzolino che imbuca verso Maxi Rescia, si accontenta della laterale dall'altro lato Pablo Vidal, ne approfitta per cambiare nuovamente Scarpiti, torna in campo Belloni che ha dato fastidio l'84 quando è riuscito a liberarsi nella corsa. Qui prova in qualche modo l'Ital Service a riprendersi il pallone, Tondi lo recapita nella zona di Putano
che rischia qualcosina, poi è rimasto giù il portiere marchigiano, colpo dietro la coscia destra, gioco fermo. Rischiato qui Putano, è arrivato proprio sulla linea, su quella palla in verticale, perché ha cercato, vedi? Però mi fido dell'arbitro che era lì a 2 metri, però ha rischiato tanto perché era proprio vicino alla linea. Andato vicinissimo alla riga Putano, Di Mundo era lì. Sicuramente ha fatto una copertura del pallone altamente rischiosa. Sì, perché lui era partito con l'idea di farla scorrere per poi prenderla con le mani, però la palla si è fermata, ha preso il giro opposto e quindi poi lì non ha voluto più calciarla, ma ormai ha fatto già il movimento per raccoglierla. Maxi riesce a... Non può toccarla Tondi, e allora punizione a 2 dal limite per l'Ital Service Pesaro, che si ritrova questo regalo nella fase di impostazione da parte dell'L84. E sì, qui Fabio Tondi sta dicendo a Maxi Rescia: non la posso lasciare perché è verso la porta. Esatto. Ora entra anche Canalla, entra anche Belloni. Mancino, è l'unico mancino che c'è oggi nel roster di Scarpitti. Come ci diceva prima del riscaldamento, sono passato da 4 a 1. Eh sì, perché oggi non c'è né Miguelin né Schiocchè, e Denere è andato in Spagna, quindi... Barriera densa, anche Tondi a fare ulteriore copertura dello spazio porta di Oliveira. Il tocco per Belloni con la deviazione da parte di Tuli, che si è immolato in tuffo. Altro pallone cioppato, e ancora il giocatore con la maglia numero 6 a mettere il pallone in fallo laterale per lasciare poi il posto a Fortini. Belloni in angolo da Giulio d'Oliveira, che cerca spazio per liberarsi, sovrapposizione di Tony Dandella. Giulio prende il cono centrale, poi Belloni, che adesso da ultimo uomo, pressato da Fortini, torna da Putano, che si libera ovviamente del pallone entro i 4 secondi. Giulio d'Oliveira cerca l'imbucata, occhio alla controtransizione però guidata da Coco Wellington, che fa sparire il pallone, lo appoggia Cuzzolino, il pallone è dentro e c'è il gol di Maxi Rescia, 1-0 all'84, l'hanno fatta benissimo. Partita perfetta, la 4x4 dell'L84, qui c'è stato un cambio difensivo chiamato da Giulio d'Oliveira su Belloni, che però non se ne è accorto subito. È stato bravissimo Maxi Rescia ad attaccargli le spalle, infatti ora vedi, si stanno spiegando a centrocampo Belloni e Giulio d'Oliveira, perché Giulio d'Oliveira stava seguendo Maxi Rescia, poi ha visto che non ci sarebbe mai arrivato e ha fatto cenno a Belloni di seguirlo lui, ma anche lui era troppo distante, gli aveva preso già le spalle. Che palla di Leandro Cuzzolino per il gol numero 8 in campionato di Maxi Rescia, non un brutto score. No, se pensi che insomma le sue doti sono quelle, sicuramente, no? Stiamo parlando di uno dei difensori più forti. Attenzione, siamo già dall'altra parte con l'Ital Service Pesaro che reagisce, e Fabio Tondi accala ancora una volta la Clair su Felipe Tony Dandel. Si è stappata la partita tra l'84 e l'Ital Service Pesaro. Pallone fuori con il destro al volo, cercato ancora da capitan Felipe Tony Dandel. È arrivato sulle mantole a dirgli di no. Sì, uno scontro fra capitani. Altro angolo adesso per l'Ital Service Pesaro, cioppata fuori, il pallone ancora per Tony Dandel. Questa volta la palla gli arriva sul mancino, non è proprio il piede preferito. E allora Fabio Tondi può rimettere in gioco il pallone. Tu parlavi di 4x4, ma la 4x4 su quell'azione l'ha fatta il pallone. Si è viaggiato con una precisione, una... Ancora l'84 che prova a reimpostare il nuovo tema offensivo, riallargata la sfera con la pisata di Maxi Rescia. Ancora la conclusione di Matheus verso la porta di Putano, che para. Attenzione! Siamo già dall'altro lato, Belloni ha provato una cosa estremamente complicata dentro in questo primo stint di partita anche per Fed Yamul, così come è tornato in campo Mohab. Sì, Yamul è un pivot non come Giulio d'Oliveira, è un pivot che ama partire dal lato sinistro, quindi non lo vedremo secondo me molto al centro, lui si ama far palla sul proprio destro,
molto sul lato per poi favorire gli inserimenti, più un pivot fronte porta che spalle porta. Prova ad attaccare adesso l'Ital Service, Pesaro con Mohab, fermato il tentativo di sgasata del marocchino classe 2005. Belloni uno contro uno con Tuli che lo costringe a scaricare il pallone, ancora Belloni tra le linee, si transita ancora dal numero 10 attaccato da Fed. Mohab non aggancia questo cambio di lato, possesso per l'84. È troppo fretta secondo me qui Andrea di scaricare questa palla, avrebbe aspettare un secondo in più perché sta arrivando Belloni in sovrapposizione. Coco Wellington, Mateus che adesso sta facendo il laterale praticamente con Fed a fare il riferimento offensivo. Siamo questo nuovo possesso per l'Ital Service. Sì. E come abbiamo visto ora sulle palle alte c'è stato proprio il cambio di Tuli che ha detto a Yamul spostati questa palla alta, la vado a prendere io sfruttando ovviamente i centimetri. Riparte l'Ital Service Pesaro con Mohab, adesso mi sembra che stia cercando la formazione di Scarpiti di creare l'isolamento di Mohab dall'altra parte, di spostare l'84 di qua per liberare la corsa di Mohab. Canal 1-2 che passa, va calcia a Tondi col piede destro, mossa la porta, poi si è mosso il sì perché Mohab per andare a chiudere il secondo palo è entrato in scivolata, colpito in pieno il palo, infatti si sta toccando anche il polso. La ride anche di Mundo, inquadrato il secondo arbitro, mentre Alex Iannuzzi di Roma 1. E da regolamento si deve subito interrompere il gioco e ripartire con una palla a 2. Non chiamata la scodellata che poi si arrabbiano. Palla a 2, assolutamente. Anche se scodellata è molto tecnica. Sì. Eccolo qui, la palla 2 con Tondi che va al rilancio. Bravo, subito lungo bene. Per ridarla a Putano visto che il possesso era dell'Ital Service Pesaro. Mohab, pressato forte, Babà messo un po' in difficoltà, riesce a far carambolare il pallone sul corpo di Yamul. Babà, Mohab prova a ripartire l'Ital Service Pesaro con il giusto fallo su Mohab. Su Mohab, volevano il vantaggio gli uomini di Scarpetti, quarto fallo della L84. Effettivamente il pallone l'ha transitato su Canal, che però poi l'aveva perso, quindi sì. Poi Iannuzzi è ritornato sulla decisione perché c'era stata, diciamo, un Coco Wellington non aveva fatto partire Mohab con due braccia a petto e questo noi sappiamo che vengono sistematicamente fischiati. Mohab preso da Mateus che si fa sentire, va Canal prova a innescare André Ferreira, siamo con il pallone riconquistato dalla L84, un Cuzzolino che mette ordine, cercato qualcosa di complicato, non ha potuto controllare il pallone Mateus. Lavorano molto su un'ala pivot, quindi sul taglio del laterale e il pivot che va a prendere il posto del laterale, fanno con i tempi giusti. Qui recupera il pallone con scippo regolare dell'84 in area di rigore, ancora batti e ribatti con Mohab, Cuzzolino calcia Putano con il piede destro a mettere il pallone fuori dallo specchio della porta. Sì, Mohab non deve fare quella giocata nella propria metà campo, soprattutto a ridosso dell'area di rigore, finché la fai a campo aperto ok, se la fai insomma a 6-7 metri dalla porta è un po' più rischiosa. Angolo con la conclusione da parte di Cuzzolino che trova però la risposta di Putano. Ma proprio Leandro Cuzzolino come un direttore d'orchestra ha detto tu lì e non ha soltanto sulle mani. Esatto. Qui non hanno visto, a proposito, hanno visto Tuli completamente solo, sì, al limite dell'area. Eccolo qua, Suleiman Tuli che prova a liberare il destro, c'è la potenza, non c'è però la direzione giusta verso lo specchio di Putano. E ora vediamo come l'L84 proprio si mette di 4 a specchio, la prima linea a 2 stretta e la seconda linea che si va ad allargare. Mohab lascia scorrere il pallone
verso Andre Ferreira che voleva premiargli la corsa. Sta difendendo forte lei l'84 ore, sta sporcando tante linee, ne sta chiudendo altrettante. Moab lo aspetta, Tuli gli taglia la linea di corsa, si porta a casa la rimessa, poi Annuzzi vede qualcosa che non quadra tra i due, richiamo per Tuli. Sì. Colloquio ancora aperto tra i due, rimessa tra in favore dell'84. Trotta in campo Giulio Oliveira per questo stint finale del primo tempo. 3-0-7 qui alla palestra maggiore di Eleni. Pazzetti, Tulli orienta l'azione verso l'interno, Cuzzolino, Matheus ha cercato di chiudere la giocata a 3 verso Tulli che poi lascia il posto a Maxi Rescia. Fin qui per ora l'unico marcatore sul tabellino. Forse nel primo e vero unico grande errore della disposizione difensiva dell'Ital Service Pesaro. L'Ital Service secondo me stava difendendo bene, ma stava anche, ha creato di più, perché nei primi due minuti, come avevamo detto, ha calciato 5 volte in porta. Giulio Oliveira, palla sotto la suola, prova a far correre, attenzione il destro, Tondi. Vediamo se parte la ripartenza dell'84, Cuzzolino resiste a Tony Dandel, se ne va, entrata durissima. E il giallo qui da parte di Giulio De Oliveira, è entrato dritto su Leandro Cuzzolino, ha rischiato tantissimo qui il pivot di Scarpetti. Sì, che si sta lamentando che diceva che la palla era uscita sulla giocata infinita di Cuzzolino. Qui intanto c'è anche Zanfino che ha a che fare con la panchina dell'84 perché volevano il rosso per Giulio De Oliveira. Giallo per un componente della panchina piemontese anche. Quando la grafica ci segnala correttamente il cartellino ai danni di Giulio De Oliveira. È andato dritto su Leo Cuzzolino. Sono scambiati, diciamo, i ruoli rispetto a quello che era successo inizio primo tempo, dove Giulio De Oliveira ha saltato Cuzzolino, Cuzzolino lo aveva steso, fallo e giallo. Ma questa volta è stata Cuzzo che ha saltato una giocata del suo infinito talento. Li vediamo Dani, l'intervento. Infatti si stava lamentando che pallone è nettamente dentro. Sì, 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 su quando ha ricevuto sulla prima giocata di Cuzzoli, insomma, secondo me un pezzo di palla era uscita, poi bisogna fermare la palla, vedere se la proiezione è sulla linea. Se la palla è in movimento è molto difficile dare un giudizio. Mi sembrava che il pallone fosse comunque ancora in gioco. Entrata che ha rischiato comunque di fare male. Ovviamente non Non è quell'entrata tra i dove entri con la pianta del piede sul corpo di Cuzzo, più una scivolata lunga. Lo Cuzzolino per la porta, ci ha messo le mani in putano per non saperne leggere né scrivere. Angolo ancora per l'84, cercato ancora la conclusione da fuori. Putano può rimettere in gioco il pallone per Canal che finta il lancio, poi va da Giulio Oliveira a contatto con Matheus, si rialza il 18, Tony Dandel vuole tornare da lui, Maxi Rescia rallenta un pochino l'84 adesso con Pazzetti, conduzione su Cuzzolino, blocco di Matheus, viene internamente Cuzzolino che cerca di disegnare un tratto interno, ancora Cuzzolino, palla sul pennello sinistro, tornano da Tondi giocatori piemontesi, Pazzetti, conduzione interna, Andre Ferreira si aggancia con lui e lo porta in una zona complicata. Adesso Pazzetti deve trovare il modo di uscire da quella situazione, arriva anche al raddoppio di Canal, l'ultimo tocco di un giocatore in maglia biancorossa, sarà rimessa in favore dell'84, ha rischiato qui Gabriel Pazzetti. Sì, ha rischiato perché da lì, sai, difficilmente puoi andare via, quindi secondo me tanto vale tirare la palla in laterale e, soprattutto quando manca 1,50, vantaggio 1-0.
Tanto ha ammonito la panchina dell'84 Alessandro Limi, l'ha detto agli arbitri. Tondi alza il campanile, arriva direttamente tra le mani di Butano. Belloni, lato lato che passa su Canal, che cuce la manovra, torna da Belloni, uno contro uno con Pazzetti che lo aspetta, converge internamente Belloni, prova a imbucare, bella la giocata, Tony Dandel, vogliono un tocco con la mano di Maxi Rescia che non c'è secondo gli arbitri, la prova a ripartire con Pazzetti, la transizione dell'Aero 84, Belloni a mettere il pallone in fallo laterale. Molto bravo Marco Belloni, che quando è in fiducia, e l'abbiamo visto già nei primi 2-3 minuti, riesce sempre a creare la superiorità numerica con l'uno contro uno, col talento. Poi rivediamo se c'è il tocco di mano netto, ma è stata toccata prima con l'altra parte del corpo, anche se il braccio era molto alto, però era in scivolata, esattamente, quindi la palla è sbattuta prima su un'altra parte del corpo. Non è una giocata volontaria, no, però il braccio è alto, sì. e rischi, perché se poi la palla non ti prende subito la prima parte del corpo, lì poi non ti salva nessuno dal calcio di rigore. Cuzzolino prova la giocata dunque con Wellington, l'imbucata, e arriva il raddoppio dell'84 con la seconda rete personale di quel mostro che si chiama Maxi Rescia, 2-0 e l'84. Questo è un maxi movimento e un maxi gol, perché che cosa ha fatto? È entrato subito fra le linee, il difensore lo ha spostato, lui mentre cadeva com'è con la parte ormai completamente, la postura del corpo che non ce l'aveva più, è riuscito a calciare di destro, di esterno, e Putano lì neanche se lo aspettava perché stava cadendo a terra. Maxi gol, Maxi Rescia. Gol numero 9 in campionato, agganciato Pablo Vidal come top scorer della L84, che dà una spallatina alla partita con le due reti di vantaggio. Vediamo come reagisce adesso l'Ital Service. Giulio De Oliveira gli scippa il pallone, riparte la transizione dell'84 con il pallone che viene fermato da Putano e poi pulisce tutto mettendo in fallo laterale Coco Wellington a colloquio con Fortini. E qui mentre tornava De Oliveira sapeva che non poteva fare fallo perché già ammonito, non le deve lasciare giù questa ora l'Ital Service, non si deve innervosire perché la parte nervosa sta nascendo dal fatto che stanno creando e si trovano sotto 2-0, perché l'Ital Service ha creato tanto, cioè un grande Fabio Donde ha fatto 2-3 interventi, mica da ridere. Ancora cercato Maxi Rescia che poi però non aggancia il pallone. Allora rimessa la trave in favore dell'Ital Service Pesaro. Pressione alta dell'L84, non in linea. Laterale opposto, diventa subito intermedio. Cercato il lancio lungo Fortini. Ad addomesticare colpo di testa di Rescia. Pressione forte, attenzione con il tocco che per poco non diventa vincente. Altro rischio qui per l'84. È un'altra grande parata di Fabio Tondi che mentre usciva già ha allargato subito gli alettoni e con il sinistro è riuscito a tirare. Se l'84 è ancora a zero è merito del 22 in porta. A zero di gol subito. Belloni sul punto di battuta, imbucata verso Canal che si coordina ma non trova la porta. Ultimi 12 secondi del primo tempo, la doppietta di Maximiliano Rescia che vuole probabilmente far scorrere il tempo, palla sotto la suola, decidono di chiuderla così il primo tempo le due squadre, l'ha deciso Maxi Rescia, per ora autore della doppietta che sta indirizzando la partita. Dani, primo tempo dove l'Ital Service Pesaro forse non è riuscita a concretizzare quell'ottima partenza e poi è stata colpita da due gol, soprattutto il secondo di Maxi Rescia, che arrivano però da due giocate fatte con i tempi giustissimi da parte della formazione di Panici. Sì, il vantaggio è meritato perché l'L84 è stata brava a capitalizzare. L'Ital Service non è che non abbia creato, anzi non ha creato anche di più dell'L84, manca di lucidità e qui anche manca Murillo Schiocche, manca Michelin, sta mancando quel qualcosa per far sì che, ma la prestazione c'è stata. Noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, poi torniamo qui dalla palestra maggiore di Leni per raccontarvi quello che sono stati i momenti salienti di L84 Ital Service Pesaro. La linea che può tornare alla regia.
Ben ritrovati dalla palestra maggiore di Leini. Questo è l'intervallo di L84 Ital Service Pesaro. Parziale sul 2-0 con la doppietta di Maxi Rescia. Tu, Dani, prima hai parlato di un maxi gol per il gol del 2-0. Io credo però che ieri pomeriggio sia stato già realizzato probabilmente uno dei tre gol più belli che vedremo nel 2024. Prego la regia di farcelo vedere, perché arriva dalla Serie A2 Elite. Questo è Sainz Bagnano, Alto Vicentino, girone A di Serie A2 Elite. Rilancio di Cristian Pulcini e Roberto Carabellese fa questa roba qui. Molto bene, diciamo, è Calderolli, insomma, muto, come si potrebbe dire, no? Perché questo è il classico momento che fa Alex Calderolli da quella parte del campo. Coordinazione perfetta. La palla poi non l'ha presa bassa, guarda quanto la prende alta. Bellissimo, si dà lo slancio col piede d'appoggio e la gira in maniera perfetta. Chapeau Roby, chapeau. Questo è un gol meraviglioso. Sì, come aveva fatto Cina Calderolli in Agenzano, in uno dei gol più cliccati su YouTube. Ancora una volta ve lo facciamo rivedere, questa prodezza di Roberto Carabellese. Forse sta vivendo la sua stagione prime questo ragazzo, che ha avuto anche delle esperienze con il futsal inglese anche per motivi di studio. Andiamo a vedere invece quelli che sono stati i due gol che per ora decidono questa partita, perché nell'84 ha dato questa spallata grazie a uno che di spallate, insomma, ne fa una delle sue caratteristiche, ovvero Maxi Rescia. Qui era partita bene però l'Ital Service Pesaro. Questa è l'azione del gol 1-0, gran palla di Cuzzoli nel Maxi Rescia, l'appoggia lì. Due grandi palle, transizione gestita perfettamente. Coco Wellington punta al centro, fa finta di aprire col sinistro, invece chiude, lo sa che da quella parte c'è Cuzzolino, che non può far altro che aprire il compasso e dare palla al proprio compagno di nazionale, di squadre, di vita, Maxi Rescia, per il più facile dei suoi gol. Questo è il gol numero 8 in campionato, arriva sempre sull'asse Cuzzolino Maxi Rescia. Il gol numero 9 del numero 5 della L84, che fa detonare il destro e mette il pallone alle spalle di Putano. Sei capacità di entrare fra le linee ce l'hanno in pochi. Poi certo devi sempre avere quel signorino lì che ti possa dare queste palle con il tempo giusto e la qualità, e di certo in questo Cuzzo è il maestro. Però poi Maxi fa un movimento che è sbilanciato, mentre sta a terra comunque ha la capacità di sentire con il sesto senso la palla, la riesce a calciare d'esterno e anticipa anche il movimento di Putano. Questi due gol che per ora stanno indirizzando la partita in casa L84. Noi ci fermiamo per un altro piccolo time out prima di dare il via al secondo tempo, il posticipo della prima giornata di ritorno qui dalla palestra maggiore di Leini.
Ben ritrovati, è quasi tutto pronto qui alla palestra maggiore di Leini per il secondo tempo di L84 Ital Service Pesaro. Dani, prima dell'inizio della partita è successa una cosa molto bella che adesso la nostra regia ci fa vedere, perché qualche partita fa qui a Leini è successo che Pablo Vidal ha colpito involontariamente con una pallonata questo bambino e poi hanno deciso così di scusarsi regalandogli la maglietta di Pablo Vidal, che poi è stata mostrata anche in favore di telecamera. Un bel gesto questo da parte dell'L84 e anche del conico Vidal. Bel gesto, scherzando con Pablo, dice non riesco a prendere la porta, però la faccia di un bambino la riesco a prendere, e quindi c'è stato un sicurietto anche molto comico. Il bambino ovviamente lì per lì ha subito male, però oggi una gran bella giornata per lui, è entrato in campo e tornato a casa con la maglia del conecco. Tutto pronto per il secondo tempo di L84 Ital Service Pesaro, con la formazione di Fausto Scarpitti che muoverà il primo pallone della ripresa. Mancavano però gli arbitri. Allora uno sguardo a quelle che sono le scelte dei due allenatori, con Tony Dandel, Giulio De Oliveira, Belloni e Andrea Ferreira per quanto concerne il Pesaro, insieme l'Ital Service Pesaro insieme a Puttano in porta. Nella L84 Tondi, Coco Wellington, Vidal, Rescia, e dall'altro lato mancava ovviamente Giuliano Fortino. Questi quintetti che daranno il via al secondo tempo, è quasi tutto pronto. Ancora un conciliabolo anche al tavolo del crono biondo, inquadrato avete Alex Iannuzzi Roma 1 insieme al neo internazionale Simone Zanfino di Agropoli. Si fanno sentire i tifosi Tigers dell'L84. Secondo tempo, Dani, come deve uscire l'Ital Service dai blocchi? Due cambi innanzitutto per l'L84, Coco e Tuli. Ah sì. E dall'altra parte c'è Andrea al posto di Canal. Sì. Io non credo che l'Ital Service debba cambiare molto a livello di flow di gara, perché la gara secondo me l'ha giocata bene, ha avuto le proprie occasioni. Ripeto, nei primi 2 minuti ha calciato in porta già 5 volte. Fabio Dio ha fatto 3 parate, un'uscita spazio, un'uscita chiusura spazio e una parata di alto livello. Credo che questa partita sia stata sbloccata dagli episodi e anche dalla maggiore cinicità che in questo momento l'L84 può avere rispetto all'Ital Service, però non credo che sia un caso che l'Ital Service crei così tanto al di là di oggi anche nelle altre gare e segni poco. Andrea Ferreira si rifugia da Putano, che va al rilancio lungo, cerca Belloni di tenere vivo il pallone nella zona offensiva, costretto a tornare nella propria metà campo da Tony Dandel. Giocata tra le linee, alza la pressione dell'84, riconquista il pallone. Occhio a Vidal che si mette a affrontare la porta, prova a spezzare il raddoppio, non ci riesce. Rimette in gioco subito il pallone Putano per Giulio De Oliveira, che serve Tony Dandel, che imbuca sul tentativo da parte di Belloni di agire da pivot, in questo caso accompagnato all'uscita. Sì, non è quello il suo ruolo, ovvero quello di ricevere la palla a spalle porta. Lui è molto bravo negli strappi, un uno contro uno. Oia. Tony Dandel sbaglia, allora Vidal lo sfida in uno contro uno, carica il destro, palla alta sopra la traversa con deviazione angolo. Chiede subito scusa al capitano, però poi è stato molto bravo a chiudere il tiro di Pablo Vidal. Tuli sul punto di battuta, partono tutti e 3 fuori gli altri compagni di squadra. Adesso Vidal va sul secondo palo, cercato il conico che era stato perso per un momento da Tony Dandel. Volevano l'ultimo tocco quelli dell'84, invece sarà rimessa al fondo per Putano. Tony Dandel, Andrea Ferreira, Belloni ancora per Tony Dandel, pressato forte da Vidal, costretto ad allontanare il pallone e a cedere il possesso dell'84 con Tondi. Tuli scherma la situazione, Vidal, Coco Wellington, lasciato passare il pallone per Fortini, ancora Tuli, torna da Vidal, quasi in 4-0 l'L84 adesso. Coco, servito nuovamente Tuli, Vidal che riallarga il gioco,
provato ancora la giocata interna qui Coco Wellington, in qualche modo a sporcare due volte il tentativo di ripartenza dell'Ital Service. Tuli si rifugia da Tondi, Avidal come prima opzione invece decide di andare lungo su Coco che accarezza il pallone. Avanza Tuli, piccolo trotto, Fortini ancora per Tuli che carica il destro, palla ancora una volta alto sopra la traversa di Putano. Piccoli passi, è arrivata la conclusione però l'L84. Però gran bel giro palla della L84 che vuole allineare mettendosi di 4 per poi andare a prendere le spalle dell'Ital Service. Si è anche aiutata con Fabio Tondi e non vuole mandar via palloni, la vuole gestire, vuole essere padrona dei ritmi e del gioco la L84 in questo momento. Ci prova ancora la formazione di Panicia con il sinistro murato di Vidal, poi qualche scambio non simpatico con Tony Dandel che adesso prova a ripartire raddoppiato. Il capitano dell'Ital Service Pesaro riesce a far passare il pallone, arriva il fallo a favore dell'Ital Service con André Ferreira che era stato agganciato dal Coneco Vidal. Rivediamo. Il classico lavoro di Giulio De Oliveira. André Ferreira sul punto di battuta. No, Tondi come predispone la barriera. Si è allargato Belloni. André prova ad andare per la porta. Pallone che è imbucato. Cerca di ripartire l'L84. Vidal. Pallone verso Cuzzolino. Putano si fa trovare pronto. Tony Dandel scherma la situazione. Qui Belloni rischia su Cuzzolino. Non c'è fallo. E allora riparte ancora l'84. Cuzzolino, il pallone all'indietro. Altra occasione importante per l'L84 col Coneco Vidal. Sì, perché l'L84 chiude le linee di passaggio molto bene, pressa la palla. Da lì, quando rimani lì solo e non vedi appoggi, in questo caso è toccata a Belloni, devi avere la lucidità di non metterti in proprio. Poi il dribbling era riuscito, però secondo me poi si è fatto andare giù un po' troppo facile e quindi l'arbitro non ha fischiato. Però devi avere la lucidità di non commettere quell'errore. Fortini al volo, c'è la potenza, manca la precisione. Putano si lamenta con Iannuzzi, forse per una ripresa del gioco un po' troppo rapido. Stanno entrando dei blocchi. Dei blocchi, sì. Dei blocchi per questa palletta. Giulio De Oliveira. Pulito il pallone. Tony Dandel, Canal. A mettere ordine. Torna da Giulio De Oliveira. Accompagnato all'uscita da Rescia. Si ritorna da Tony Dandel che vuole il movimento di Giulio. Contatto. Non c'è fallo. Rimessa laterale in favore dell'L84. Non so quale cliente sia più scomodo, se De Oliveira per Maxi Rescia o dover marcare o dover essere marcati da Maxi Rescia. Una bella, un bel duello. Mateus va su questo pallone e poi si va a posizionare lui come riferimento offensivo. Rimessa laterale in favore dell'L84 con Fortini sul punto di battuta. Rescia per Cuzzolino che imbuca, cercato un tracciante complicato ma nelle sue corde, cerca di riattivarsi l'Ital Service Pesaro, ma la rimessa in favore dell'L84. Sta lottando tantissimo Dani Giulio De Oliveira su queste situazioni, ma sta sentendo forse un po' l'assenza di rifornimenti. Sì, perché i giocatori che vengono poi a rimorchio possono essere Murillo, lo stesso Michelini, oggi stanno mancando per caratteristiche, non ci sono proprio quei giocatori che vanno subito a prendersi il rifornimento, perché Giulio è bravissimo a prendere posizione, a mettere giù il pallone anche e poi aspettare stesso, no? Certo, e aspettare poi che qualcuno venga sopra. Mateus ha letto la situazione, prova a avanzare ancora l'L84 con Pasetti, il sinistro poi di Cuzzolino in corsa. Putano con l'intervento qui di Maxi Rescia
lo so che tra un po' mi devi dare quattro nomi, ma temo di sapere già chi vincerà l'MVP se dovesse finire così la partita. Maxi Rescia, il tipo con il 5 dei blu e credo l'autore della doppietta. No, a parte gli scherzi, credo che venga catalogato come octopus e non come essere umano Maxi Rescia, perché anche in questa giallo per Moad, questa capacità di leggere sempre dove sta andando la palla. In un momento di difficoltà, diciamo, a livello di risultati, in un tanto di prestazioni, l'L84 si è trovata ad affidarsi comunque a uno dei suoi fuoriclass, che in questo momento, almeno questa sera, sta lasciando un timbro indelebile sulla partita. Mateus, eccolo qui, Maxi Rescia per Cuzzolino. Due gol per Maxi, due assist per Cuzzo, che ha cercato di far correre ancora il connazionale, chiedendogli forse un po' troppo. Sì, perché loro sono bravi a mettersi di quattro, a girare e poi subito andare ad attaccare questa palla fra le linee, che ripeto, loro la attaccano benissimo. Poi ripeto, serve sempre però la qualità nel poter dare quel tipo di palla lì. Certo, se hai Cuzzo in fase di regia è tutto molto più facile e sembra tutto più facile giocare con l'uomo fra le linee, invece no, è la cosa, secondo me, una delle cose più difficili. Moab attiva le marce alte, calcia e piega le mani a Tondi, la riapre Little Service Pesaro con il secondo gol consecutivo di Moab, 2-1. Qua è stato molto bravo a vedere che c'era lo spazio per le sue leve, per il suo talento, se n'è andato in banda. Qui secondo me Tondi ha cambiato idea mentre faceva parata, qui ha detto la blocco, però poi si è accorto che non aveva la capacità di bloccarla perché il tiro è partito bene, vedi, lui lì la deve partire con l'idea che la deve respingere, invece parte con l'idea che la vuole bloccare, la palla poi gli rimane lì e la palla entra in porta. Però quando Moab sgasa sulla banda fa tanta paura. Due gol in due partite per Moab, si riapre il posticipo della prima giornata di ritorno. Cuzzolino, Maxi Rescia prestato forte da Moab che vince il duello, ancora Moab toccato da Cuzzolino, invitato a rialzarsi il classe 2005 sia da Cuzzolino e anche dal secondo arbitro di Mundo che dà la rimessa alla 84. Devi fare attenzione Pasetti a gestire questa palla, perché in quella zona di campo lì ti possono far male. Ancora l'imbucata dentro, occhio che Little Service sembra essersi rianimata. Moab preso da Cuzzolino, fiato ancora lui il pallone che la rulla in maniera complicata senza fallo, volevano adesso il contatto falloso quelli dell'84. Tulli vince il primo duello su Giulio De Rivera, pallone che passa a destro, la pareggiata Little Service con il gol di Vavà, 2-2. Sport non è che è strano, di più, la partita sembra completamente incanalata verso una squadra e poi in un minuto 1-2 terrificante, però c'è sempre lo zampino di Giulio De Oliveira che qua in banda ha creato lo scompiglio col Tuni, ha vinto l'1-2, ha messo la palla dentro, qua secondo me gli annunzi ha anche aspettato, ha detto visto che è fuori aspetto e poi semmai da un rigore. Questa semmai è una grande chiamata degli annunzi, perché qui ha aspettato nonostante il rigore era netto, però ha detto fammi vedere, visto che Tondi è un attimo fuori dai pali, fammi vedere quello che succede. Grande chiamata di Alex Iannuzzi e grande gol del Little Service Pesaro che ha trovato il punto del pareggio con Vavà. Insomma, se questo è lo sport del diavolo, il diavolo si è palesato in questo minutino all'Eni a rimettere le cose in parità, 2-2, momento di sbandamento nell'84 che sembrava invece essere partita con il controllo della situazione. Tulli ha riallargato su Cuzzolino, Maxi Rescia uno contro uno con Giulio De Oliveira, si invertono i ruoli, qui intanto Moab che è diventato un fattore in questa prima parte del secondo tempo, Cuzzolino a ricondurre la corrente, Mateus cercato ancora Tulli in posizione di pivot, Canal gliela porta via, prova a far partire Moab, Cuzzolino fermato, ancora Cuzzolino, puttano pallone che resta lì, cos'è successo? Allora intanto viene chiamato il cumulativo all'Little Service. Beh, direi un filo. Poi vabbè, non so se la palla è sparita anche per la regia, perché qui Cuzzolino ha fatto sparire completamente il pallone, si è trovato qui a tu per tu con Putano che è stato bravissimo a rimanere immobile ad allargare gli alettoni. Che giocata del 17. E
e poi credo che abbiano fischiato il fallo. Certo, quello anzi, che ha no, subito la, di Guzzolino. No, l'angolo, esatto. Sì, sì, sì. Poi angolo. Tanto sinistro, alto. Più bravo Putano a rimanere in piedi o è Guzzolino che l'ha centrato? La domanda delle domande in questi casi. Allora, lì secondo me... è Guzzolino che l'ha centrato, però Putano è stato bravo. Qua è stato bravo perché dice io cerco di chiudere quanto, è come tipo un calcio di rigore, cerco di dire quanta più porta possibile e non devo andare giù, non devo farmi vedere che mi muovo prima, quindi la scelta di Putano è giusta. È Guzzolino che secondo me avrebbe dovuto guardare e poi secondo me meno forza e un po' più di precisione, perché tanto da lì il portiere non può fare parata perché è talmente ravvicinato, ma allo stesso tempo non ti può chiudere spazio, quindi lì secondo me ci stava. Siamo già dall'altra parte con la conclusione, ancora Putano a farsi tirare addosso, diciamo che è uno che non ha paura a mettere il corpo su no, queste situazioni. Lui è un portiere di posizione, lui è proprio il classico portiere vecchia scuola, non che sia vecchio lui, ma come tipologia di portiere è quelle che, ok, tu fai... Occhio a Guzzolino col destro, non trova la porta Leandro Guzzolino. Il service deve trovare qualcosa però, perché ne stanno arrivando ormai tante, battono i laterali e gli angoli così, blocco in mezzo, Cuzzo che parte dal centro per poi viene a sfilare sul secondo paro per il calcio al volo. Bava, c'è il suo timbro sul gol del pareggio. André Ferreira riallarga su Belloni che orienta verso Bava nuovamente l'azione dell'Ital Service. Canal, Bava, torna da Mauro Canal, André Ferreira sbaglia, arriva però la correzione e allora ancora Canal insieme, qui ha cercato una grande palla a Belloni per far correre nel terzo corridoio Mauro Canal, che apprezza la giocata del suo numero 10. Giocata a 3, l'ala pivot a sinistra e poi Belloni che entra fra le linee, qui Belloni è giusto a dare questa palla, l'avrei data di seconda, avrei prima suolato per entrare fra le linee e poi dare questa palla alle spalle di della difesa dell'84. Coco Wellington ha provato la giocata a 2, si rimette in ritmo la formazione di Paniccia. Ancora il pallone imbucato in angolo da Coco Wellington, una magia clamorosa, fallo, vediamo se arriva anche il cartellino. Eh sì, arriva il giallo per Felipe Toni Dandel, anche perché Coco Wellington credo, perché questa giocata è illegale, quindi credo che meriti un giallo anche lui per quello che ha fatto, lo voglio rivedere assolutamente. Regia per favore. Questa è la parte finale, vi prego fatecela rivedere prima la giocata, perché questa è una cosa che aveva fatto Salso Maggiore, a Salso Maggiore quando indossava la maglia del Pescara, sì, che sì, diventò sì, abbastanza virale. Eccola qua. Op. Palla c'è, attenzione, ciao. Tunnel a Mauro Canal. Mamma mia ragazzi. Dunque il giallo è per lui e non per Toni Dandel, come sembrava indirizzato invece prima dalla regia, dall'inquadratura di Toni Dandel. Dunque calcio di punizione, terzo fallo Dani per l'Ital Service Pesaro quando mancano 12-10. E questo non è una buona notizia per Scarpitti, perché ne hanno ancora due da poter spendere e la partita è ancora lunga. Chiamata il mancato rispetto della distanza ad André Ferreira. Dunque tutto da rifare, anche perché il pallone non era stato toccato. Adesso si gioca di tocco con la giocata a 3 per liberare il sinistro di Coco Wellington. Buona la difesa dell'Ital Service, difesa molto bene, attenzione che c'è un mismatch ora perché c'è Tuli, pivot, ma ultimo ci è andato a finire Belloni. Non se n'è accorta la terna di giocatori invece che hanno gestito il pallone. Coco Wellington, adesso va da Tuli che mette la palla sotto la sua mancina, in arretramento per creare spazio, ancora sulle Mantuli, torna da Leandro Guzzolino che prova ancora un'altra giocata di fino. Sua la rimessa, ma Alfredo Paniccia ha visto più di qualcosa che forse non l'ha convinto e chiama time out. Undici e 45, ancora da giocare, ci andiamo a sentire le indicazioni dell'allenatore dell'84.
ora lavoriamo in questo modo, al contrario di come abbiamo visto, gioco palla sul mancino, apro, il destro viene dentro e ci giochiamo una volta sul pivot e andiamo a calciare. Proviamo questa cosa qua, 12 minuti alla fine, dobbiamo fare l'assalto, adesso ci esponiamo a contropiede. Manteniamo la pistola e scaricare, siamo 0-0. Questa palla qui, stanno soffrendo la palla alta, lavoriamo su una 2, la calcio d'angolo. Facciamo l'euro, 2-2, vai. Fortini, sia per riordinare le idee, come detto in seconda battuta, ha detto non dobbiamo andare a fare l'assalto ora perché ci hanno pareggiato, manca una vita e mezzo, sfruttiamo anche il fatto che stanno a tre falli, quindi gli uno contro uno, e poi ha chiamato il time out, ha chiamato lo schema per gestire questo laterale che assomiglia a un angolo. Se la gioca con Fortini a battere Tuli, Vidal e Coco Wellington, quindi fuori Cuzzolino che è lo stoccatore principe comunque in casa L84. Fortini per Tuli, Vidal ancora su Suleiman Tuli, allarga per Coco Wellington, pressato da Felipe Tagliandel, di tocco ancora per Tuli, Fortini risale, si riappoggia a Tondi che poi va a lancio lungo, Putano si scontra con Tuli che stava cercando di saltare, Vidal recupera il pallone ma la palla era fuori. Molto bravo Putano, perché questa palla che scende nei 6 metri, c'era anche Giulio d'Olivera, però è stato molto bravo, deciso la chiamata, ha alzato il fallo di Fortini, sì, ci sta su Bava, giocata 2 tra Bava e Tony Dandela, ancora Bava a riallargare il gioco a destra, prova a salire adesso Vital Service Pesaro con il lavoro di Oliveira, le finte elettriche di Tony Dandel su Coco Wellington, alza il pallone Tony Dandel, raddoppiato, gli scippano il pallone in maniera regolare, Vidal, la palla che arriva a essere toccato con il fallo e arriva il secondo giallo, no, arriva il giallo per André Ferreira che se n'è andato cercando di scappare dalla sanzione disciplinare. Alex Iannuzzi l'ha rincorso fino alla parte opposta. Calcio di punizione. Adesso sì, da Zolle. Interessante, rivediamo. No. Che in diretta non avevo avuto sensazione che l'avesse presa con il braccio. O meglio, da qua la può anche aver presa il braccio, ma è un movimento abbastanza consono, cioè era con le braccia tirate giù, cioè soprattutto la destra. Visto così Alex Iannuzzi. Sì. E dunque quarto fallo per l'Ital Service Pesaro. Credo che ne metta due più, infatti, ne mette due in barriera più uno sul palo. Vuole schermare, quindi non far lasciare tiro di prima. Coco Wellington sul punto di battuta. Parte Coco, la giocata corta, Putano! Su Tuli. Palo mi sa, sai. Palo? Sì. Manca il pallone. È arrivato. E non è una cosa da poco. Stare attento ora all'Ital Service perché quel fallo di mano è il quarto, manca 11. Cercato il lato André Ferreira, rimessa in favore dell'L84. Fortini non va da Tuli, decide di andare da Vidal, ancora Fortini prova a bloccare Suleiman Tuli e poi va da Coco Wellington che di prima cerca una giocata complicata. E allora Giulio d'Oliveira per Tony Dandel che calcia con il sinistro in coordinazione precaria, non trova la porta il capitano, la bandiera, la leggenda dell'Ital Service Pesaro. E Tony Dandel non si è accorto che c'era Andres solo sul secondo palo, poi era un mancino, non avrebbe, non si è fidato tanto di dare questa palla sul secondo. Coco Wellington, ancora lui prova a inventare, ma il campo è finito.
Putano. Giulio De Oliveira, uno contro uno. Sbaglia qui l'impostazione da dietro e dal service con Vava. Torna Mohab in campo. Coco Wellington allo scadere dei 3 secondi. Ancora Coco. Deve trovare lui, magari dargli un'idea in questo momento in cui l'Ital Service Pesaro sembra essersi riposizionato bene in fase difensiva. Ponta Mohab, lo salta, ma il campo è finito. Deve fare attenzione Mohab perché è già ammonito. Di mettere piede quando vai ad attaccare uno come Coco è pericoloso, è molto rischioso. Lutano Tondi riesce a tenerla dentro, poi ha subito un colpo, mette il pallone fuori il portiere dell'84 che è andato in rotta di collisione con Giulio De Oliveira. Dani, i risultati della giornata numero 16 hanno visto il Napoli battere per 6-0 la Fortitudo Pomezia. L'Olympus Roma continua il suo cammino là in vetta alla classifica, battendo per 4-2 la Sandro Abate. Stesso risultato a favore del Ciampino in quella di Mantova, 6-1 dell'Eco City Genzano sul campo del Verona. Il 7-2 della meta Catania sull'Active e poi la vittoria del Sala Consilina per 4-3 a Cosenza e quella il pareggio per 3-3 della Fel Dieboli in casa contro la Cami. Questi sono invertiti i ruoli, Giulio De Oliveira play, mandato in porta Moab, molto bravo Fabio Tondi a leggere, a uscire di testa all'altezza dei 10 metri, la difesa un po' troppo morbida dell'L84. Moab uno contro uno con Fortini che lo aspetta, gli sporca il tentativo di dribbling, poi si tuffa Moab in qualche modo a recuperare il pallone. Allora Giulio De Oliveira cerca di liberare il destro, prova Fortini a prendersi il rimbalzo e a sgasare, va Fortini, Moab con un grande intervento in scivolata ha rischiato, poi qui Putano rimette in gioco il pallone. Siamo partiti col tergicristallo, Giulio De Oliveira va da Canal che riallarga su Moab, uno contro uno del marocchino che libera lo spazio per il destro, calcia Tondi e anche con l'aiuto di Fortini in scivolata a salvare questa occasione potenziale dell'Ital Service. Tanti errori da tutte e due le parti perché ora la vogliono vincere e sono disposte anche a lasciare giù qualcosa, quindi magari da ultimo si mettono a fare anche cose un po' poco ortodosse. Qua poi Moab uno contro uno, non è riuscito a rimanere in piedi. Canal si coordina, il salvataggio sulla linea di questo sinistro di Mauro Canal sulla palla cioppata. Quindi anche in una posizione dove, insomma, sai, Moab si è messo al centro, è vero che era ai 12 metri ma non aveva copertura, ha puntato uno contro uno Fortini, bicicletta, dato sul destro, ma quindi è mancata il passo per poter concludere di prima. Ancora pallone fuori, Moab lo controlla, uno contro uno, prova un'altra giocata, Moab stende Cuzzolino, lotta con Maxi Rescia, il fallo è suo, vogliono il secondo giallo per Moab per il fallo su Cuzzolino. Arriva però il quinto fallo dell'Ital Service Pesaro e questa non è una buona notizia per Scarpitti. No, in questa azione ci sono due notizie per Scarpitti, una bella e una brutta. La prima è che Moab si è scampato il secondo giallo. Esatto, la brutta è che però sono a 5 falli, infatti la panchina dell'L84 è furiosa. Secondo espulso, giallo. Espulso, l'ha detto agli arbitri dell'L84 che era stato ammonito nel primo tempo, Sandrolini. Stanno spiegando anche a distanza Fausto Scarpitti e mister Alfredo Paniccia, si conoscono benissimo. Andavano insieme a Coverciano a fare il master in serie. Rivediamo qui Dani, Cuzzolino, la giocata. Allora, Moab va dritto su Cuzzolino. Però ti posso dire che non vedo giallo secondo me, cioè il giallo può anche non esserci. Perché non fa un intervento scorposto, sono a circa 30 metri dalla porta. Hanno visto così gli arbitri, si mantiene dunque in campo Moab, uno dei protagonisti di questo secondo tempo, ma adesso l'Ital Service Pesaro non può più fare fallo, perché altrimenti manda al tiro libero l'L84. Mateus. Gestire il pallone l'L84 con Mateus e Cuzzolino, che va da Vidal. Adesso cambia anche il modo di approcciare la fase di pressione dell'Ital Service, perché non potendo più essere aggressiva, intanto Giulio De Oliveira prova ad andare verso Canal, Tondi prende l'ascensore e mette il pallone in fallo laterale.
Molto bravo Fabio Tonti, che ha capacità di lettura del gioco, soprattutto a una cosa, che non ha paura mai di lasciare la porta. Giulio de Oliveira col suo classico trick gli porta via il pallone Matheus, che prova a sgasare, lo rallenta Giulio de Oliveira senza fallo. Matheus, la conclusione col destro è deviata, c'è Putano e Giulio va al cambio. Occhio, palla ha toccato il tetto. E ora stiamo entrando negli ultimi 7 minuti, e l'impressione è quella che ovviamente chi segna poi l'altra metterà subito il portiere di momento, quindi questa è una fase cruciale. Quanto pesa il quinto fallo nella fase di pressione proprio adesso e anche nell'approccio difensivo? Tanto, perché ora devi giocare con le linee strette, non puoi andare a pressare alto, non puoi allungare tra prima linea e seconda linea, altrimenti poi ti fai prendere le spalle oppure rischi nell'uno contro uno. Ora devi rimanere compatto, le seconde palle non devi rischiare di mettere piede, devi essere sicuro e basta. André, Canal prova a intercettare il pallone, Cuzzolino lo rimette in gioco, Matheus cerca di aprire a destra l'azione dell'84, Cuzzolino con una grande giocata! Volevano una deviazione quelli dell'84, che non c'è, allora Putano a rimettere il pallone tra i piedi di André Ferreira. Qui porta via il pallone dell'84, Maxi Resce, arriva Cuzzolino, in ritmo, Cuzzolino, Putano a dirgli di no. Altra occasione importante per la formazione padrone di casa con Leandro Cuzzolino. Sì, perché l'Italserbi secondo me deve dare più sbocchi, sta partendo già di possesso 2-2. Qui Belloni è vero che ha sbagliato uno stop, ma non ha mai i classici tre appoggi che uno chiede, appoggio, sostegno e profondità. Quindi secondo me l'Italserbi deve abbassarsi un po', almeno con uno dei due, perché partire 2-2 con una squadra che ti pressa così forte, non essendoci neanche Giulio in questo momento in campo, sai, vuol dire andare a mettere in difficoltà chi sta gestendo la palla. Arriverà time out in casa di Italserbi Spesaro, la prima interruzione a favore. Intanto arriva il sinistro di Matheus e arriva, eccolo qui, la sospensione tecnica chiamata da Fausto Scarpitti, che inevitabilmente deve registrare nuovamente la propria squadra, e allora si prende questi 60 secondi per farlo. Ce lo andiamo ad ascoltare. Solino, tutti disposti sull'esterno, chi ci vive? Ok, non rischiamo quel cazzo di pallonità, mi raccomando, se c'è il passaggio facile, se no andiamo a investigare. Abbiamo fatto due palle alte, è uscito il portiere, ma arriviamo fino a noi, ok? Poche, scendiamo di 4, giriamo, vediamo che la devi allungare, quando c'è la possibilità uno deve allungare, preferibilmente tu che sei più fresco. Allunghi, andiamo a giocare nello spazio, se riusciamo a non alzarla troppo centralmente, che è facile per il portiere, andiamo sul lato, che deve rischiare. Cerchiamo quello, e se non c'è la partenza e siamo fortemente pressati, comunque diciamo che difesa forte, abbiamo 5 palle. Ok, non mettiamo il piede, non mettiamo il piede. Giustamente ora Scarpitti dice, ragazzi, ora andare a giocare tanto la palla vuol dire rischiare di prendere una transizione, e allora facciamo una cosa, andiamo a giocare la palla magari lunga alle spalle, e quando difendiamo non mettiamo piede, accompagniamo verso la banda. Supplemento poi di time out con Moab, che credo che sia quello poi delegato a cercare di creare il panico nella fase difensiva dell'84, Dani, perché ha già dimostrato di saperlo fare. Sì, ed è stato catechizzato dicendo attenzione, perché ora qualsiasi cosa tu faccia, proprio Potano gli diceva, anche se tu lo tocchi, ora rischi il secondo giallo, quindi mi raccomando, pulito quando difendi. Cuzzolino da Matheus, finta di andare da Cuzzolino, che allarga a destra, anzi a sinistra, Fortini, uno contro uno, l'ultimo tocco è a favore suo. Sei e 17 al termine della partita. Allargato verso Maxi Rescia, la torre, Putano, impresa alta, arriva poi a metterla giù al limite dell'area. Si riparte con una rimessa per l'84. Matheus, partenza a 3 nella metà campo però della Little Service Pesaro, della squadra di Paniccia, con questo lato cercato.
Belloni prova a spezzare il raddoppio. Andre Ferreira riallarga su Moab, che prova a sgasare, gli porta via il pallone nell'84 con Maxi Rescia, che non riesce a attivare Matteo. Se siamo già dall'altra parte, conclusione, pallone fuori di pochissimo, con dall'altra parte Matteus, che ha provato a spizzare di testa. Puttana a controllare. Questo è quello che non vuole Scarpitti. Squadra lunga non la vuole, perché poi se c'è una ripartenza non si può più intervenire. Qua è rischioso. Andre Ferreira con i crampi. Vava con i crampi. Allora Dani, ne approfittiamo per dare i nomi che potrete votare sulle storie Instagram della divisione calcio 5 per assegnare l'MVP di giornata. Vai. Beh, direi dalla parte dell'L84 ti dico Cuzzo e Maxi Rescia. Dall'altra mi è piaciuto tanto Giulio D'Olivera, che ha fatto un grandissimo lavoro. E anche il ragazzetto 2005 con la 19 sulle spalle, ovvero Moab, mi è piaciuto tanto. Deve migliorare tanto, ma glielo voglio dare di fiducia. Dunque, Maxi Rescia, Cuzzolino, Giulio De Oliveira e Moab. I quattro nomi che tra poco troverete sulla pagina Instagram della divisione calcio 5 per votare l'MVP di giornata. Qui intanto ancora l'84 vicina al gol. E deve crescere in questo Moab. Si è fatto ingolosire dalle spalle prese su Cuzzolino. Cuzzolino è stato bravissimo a chiudere questa diagonale. Guarda, Cuzzolino, vogliono un blocco quelli dell'84, ancora Cuzzolino a gestire il pallone, a far correre sul terzo corridoio. Arriva il terzo fallo invece dell'84 per questa spinta da parte di Matteus ai danni di Belloni. Secondo me la Ital Service, oltre ad avere il carico dei 5 falli, è anche un po' stanca fisicamente. Non ha molte rotazioni Fausto Scarpitti per, come dicevamo, le tre assenze. L'84 sembra che abbia più benzina in questo momento nel serbatoio, e che abbia pagato però a carissimo prezzo quel momento di sbandamento che ha permesso all'Ital Service, meritatamente in quella frazione della partita, di andarsi a prendere il pareggio. Sappiamo che 4 minuti e 30 in questo sport sono estremamente lunghi e può succedere veramente di tutto. Fortini, uno contro uno, prova ad accendersi. Matteus palla sotto la suola, cerca di andare da Tulli per l'inserimento. Occasione enorme per l'L84, e c'è stato ancora un enorme puttano. Perché Tulli ha questa capacità di fare tante cose, tutte fatte bene. Qui è andato a prendersi la posizione di pivot. Bella palla di Matteus, data subito su Tulli, che è stato bravissimo qua a dare questa palla alle spalle di Ferreira. Poi è stato molto bravo Putano a chiudere spazio e a far calambrare anche la palla sul proprio palo, sugli stinchi di Matteus. Sì. E poi è uscita veramente di poco. Anche Putano comunque ha fatto una signora partita. Molto bene. Sembra aver subito un po' la botta. Giulio De Oliveira per la corsa di Canal, che calcia col sinistro. Qui si è fatto trovare pronto Tondi. Sarà possesso ancora per l'Ital Service. Si conoscono bene questi due ragazzi, che qualcosina bacheca hanno. È stato bravo qua Putano a dare subito la palla con i tempi giusti sul piede giusto di Giulio, che esce sul lato sinistro d'attacco per poterla stoppare col destro. È arrivata a 200 all'ora Mauro in sovrapposizione. Bravo Fabio sul primo passo. Prova a farsi sentire la palestra maggiore di Legni. Torna in campo Pablo Vidal per difendere questo angolo in favore dell'Ital Service Pesaro. La giocata interna sarà ancora possesso per la formazione marchigiana. Come lo sta accusando? De Oliveira per la porta. Sta accusando la botta Putano e ha chiesto ora a Lumberto di scaldarsi. Ex di giornata, tra l'altro, un altro ex di giornata, Giorgio Lumberto. Vado live. Gioca dall'indietro il sinistro, che non trova però la porta.
Ha gestita bene Giulio D'Oliveira la conclusione. Allora riparte al piccolo trotto Gogo Wellington. Vital. Si torna da Fortini. Tuli. Coco Wellington. Ancora Tuli. Vidal. Coco Wellington in buca al pallone verso Vidal, che cerca di calciare col sinistro. La deviazione gli fa portare a casa un altro possesso. Conclusione da fuori, senza troppi problemi questa volta per Putano, che va al rilancio lungo. Cosa ha preso Giulio D'Oliveira, poi finisce giù senza fallo. C'è una lotta lì vicino alla linea laterale, è rimasto giù Giulio D'Oliveira nel duello tra pesi massimi con Suleiman Tuli. Allora interruzione del gioco, viene consentito anche l'ingresso dello staff medico dell'Ital Service. È rimasto giù Giulio, crampi anche per lui. Guarda cosa ha messo giù. Poi ha tenuto una prima volta, qua secondo me ci può stare anche il fallo, perché comunque Tuli arriva con tutte e due le mani sulla schiena. Poi Giulio non è uno che va giù e si lascia andare, Ah no, cioè lui è uno di meglio, lo sa, si mette l'elmetto e va in prima linea. Adesso sarà costretto ad uscire Giulio D'Oliveira, pronto a tornare in campo André Ferreira. Stravolto Giulio D'Oliveira sotto la nostra postazione. Riparte l'84. Coco Wellington riallarga a sinistra il gioco, si rifà ridare il pallone Coco. Cuzzolino per Vidal, tre mancini per Paniccia in campo. Coco Wellington riconquista il pallone, mezzo blocco di Vidal, la pisata all'indietro per Cuzzolino. Riallargato il pallone su Fortini. Coco, la solita carezza al pallone per Giuliano Fortini, che prova a mettersi in proprio, calcia col sinistro. È una palla a metà tra il tiro e la botta sul secondo palo per il taglio del compagno. Non ci ha creduto Coco. No, qua ci sta. Ci sta il gioco a quattro stretti per poi andare subito ad attaccare le spalle. Cercato l'uno contro uno di Fortini in fascia. Adesso... è stato bravo poi il set a calciare sul secondo. Coco non ci ha creduto. Adesso è Tony Dandelle che va a fare il pivot in casa di Ital Service. Sfruttare la fisicità, tanto comunque i giocatori difensivi ci sono, sono André e Papà. Eccolo qui, Felipe Tony Dandel, palla sotto la suola, cerca di chiamare alla conclusione Canal, che ha trovato però l'opposizione di Cuzzolino e anche di Coco Wellington. Qui Papà a imbucare per Tony Dandel, rimessa in favore dell'84. Portiere di movimento, prova a vincere la Paniccia con Matteus, portiere di movimento. Coco Wellington, Cuzzolino con Maxi Rescia e Vidal. Cuzzolino e anche Scarpitti alla prossima sera portiere di movimento. Coco Wellington, Vidal, Coco Wellington per Cuzzolino, si ritorna da Coco, Matteus, tre mancini sulla prima linea dell'84. Ancora Coco Wellington, Cuzzolino di tocco, riallarga su Rescia Coco Wellington. Vidal si è interscambiato con Matteus, adesso è lui a fare uno dei due vertici alti. Giocata a due, Vidal prova a passare con Papà, vogliono un tocco con la mano in casa di Ital Service Pesaro. Pronto Giulio D'Oliveira con la maglia del portiere, è rimasto giù Papà per i crampi. L'è rilevata la maglia qua, secondo me il fallo c'è, ma è una mano sempre attaccata al corpo. Io sono contrario a questi falli di mano fischiato, un po' c'è un abuso, cioè non si possono amputare gli arti superiori ai giocatori. Qui ha la braccia completamente nel petto, quindi io ripeto, per me il braccio deve essere proprio tanto largo. Un minuto 36 secondi al termine della partita, 2-2 tra l'84 e Ital Service Pesaro. Ora deve uscire Papà. E il suo cambio è Belloni.
Centra Giulio. Canal. Giulio di Oliveira, palla sotto la suola. Prova a girarsi Giulio di Oliveira a riallargare il gioco indietro su Canal che si rifugia da Putano. Rilancio lungo, il colpo di testa di Coco Wellington. Pallone fuori e dunque possesso per l'Ital Service Pesaro, che rimette la testa nella metà campo offensiva. Canal, ancora Giulio che ha cercato di calciare di prima, ha ritrovato ancora una volta gli stinchi di Coco Wellington. Ancora Giulio di Oliveira per Mauro Canal. Torna Giulio di Oliveira che rialza il pallone. C'è stata una spinta, vogliono un fallo, quelli dell'84. Scattano le proteste della formazione piemontese perché sarebbe stato il sesto fallo. Fuori Tondi, dentro Mateus, scorre il cronometro. Portiere di movimento ancora per l'84. Cuzzolino in banda da Mateus. Torna ancora Cuzzolino. Maxi Rescia da Tulli, Cuzzolino, Mateus, giro palla per Coco Wellington che ha cercato la conclusione. Cuzzolino ha riagganciato il pallone con una magia. Mateus, Cuzzolino, Maxi Rescia, Cuzzolino ancora per Coco Wellington che si è scambiato. Continuano i movimenti rotatori dei giocatori dell'84. Cuzzolino, Maxi Rescia, Cuzzolino che adesso vuole aria per cercare un'imbucata. Coco Wellington, ancora Mateus, va da Cuzzolino. Mateus, non ci sono spazi per ora per liberare la conclusione. Mateus riesce a agganciare il pallone. Coco Wellington da Cuzzolino, blocco, calcia Cuzzolino. Putano ci ha messo le mani, ultimi 10 secondi, forse c'è ancora un tiro per l'84. C'era Coco Wellington che era stato dimenticato. Cuzzolino prova a mettersi in ritmo, imbucata, pallone dietro per Coco Wellington, Putano per la porta, pallone che finisce fuori, suona la sirena, fischia tre volte Alex Iannuzzi, finisce così, finisce 2-2 tra l'84 Ital Service Pesaro, votato MVP di giornata Leandro Cuzzolino dai fan, dai follower della pagina Instagram della divisione calcio 5. Continua il digiuno di vittorie di queste due squadre che si prolunga oltre il mese. Però queste due squadre oggi hanno fatto di tutto per vincerla. Il Dal Service è andato a riposo sotto 2-0 e poi ha avuto la forza mentale di ribaltarla con due gol in un minuto. Poi alla fine era molto stanca la squadra, Scarpitti non ce la faceva più, aveva più benzina. L'84 che anche come portiere di momento ha cercato, ha trovato un grande Putano dall'altra parte, tolto il gol del 2-1, anche un Fabio Tondi ha fatto veramente grandi cose. Però ti dico, alla fine secondo me il risultato è giusto per quello che abbiamo visto, perché quando poi giochi per vincere, al di là poi del risultato, comunque sia tu la prestazione l'hai fatta. Oggi queste due squadre se ne portano a casa solo un punto, però sanno che hanno dato veramente tutto per la causa. Hanno dato tutto, è finita dunque la partita con le due squadre che si spartiscono la posta in palio con questa vittoria che continua a mancare. Dani, non dico che magari può diventare un fattore psicologico con l'84 che sale a quota 27 punti e consolida il quinto posto. L'Ital Service Pesaro invece a quota 23 si conferma al nono in compagnia dello Sporting Sala Consilina. Dalla palestra maggiore di Leni è davvero tutto, da Pietro Mazzara, Daniele Memini è davvero tutto, l'appuntamento torna con il grande futsal, torna domenica prossima. Regia.